Ciao amici, avete passato una buona settimana? Se mi seguite regolarmente, avete visto che ho pubblicato due video nuovi, nel senso di nuovi come stile. Se non li avete visti e siete curiosi, vi lascio il link in descrizione e nella scheda qui in alto. Mi ha fatto piacere perché su questi video avete scritto tanti commenti, alcuni molto belli, avete condiviso le vostre vere esperienze. Se questo tipo di video vi piace e vorreste vederne altri, fatemelo sapere rispondendo al sondaggio che trovate nella scheda cliccabile, sempre nella piccola i lassù in alto. A proposito di scegliere, si avvicina il Natale e io non so cosa scegliere per i regali. Ai ai, in quanti ogni anno ci troviamo con questo problema. Vediamo quante mani alzate. Siete tantissimi, quasi tutti. Il fatto è che ormai abbiamo di tutto, di più, e siamo abituati a comprare subito quello che desideriamo o che ci serve. Un tempo mi ricordo che per gli acquisti si aspettava, e così chi doveva fare un regalo aveva anche qualche chance in più. Ma infatti io volevo regalare a Squaletto il nuovo iShark X o 10, ma se l'è appena comprato, che rabbia! Beh, allora ve la do io un'idea furba. Sapete che cosa ci manca sempre a tutti, ricchi e poveri, belli e brutti? Io lo so, è del tempo per noi stessi. Brava, ma come hai fatto a indovinare al primo colpo poi? Vabbè, a me manca sempre. E a voi amici, allora, questo Natale regalate alle persone un po' di tempo per loro stesse. È fantastico, un ingresso alle terme, alla spa, se a qualcuno piace l'arte, un ingresso al museo, a un teatro, insomma, fantasia al potere. Per chi è a Milano, nel mio centro, lo Spazio Solo Salute, abbiamo preparato i pacchettini di Natale con dentro i nostri meravigliosi trattamenti di benessere. C'è anche la consulenza con me in offerta natalizia. Per chi fosse interessato, le info sono in descrizione. Coletto dice che lui sarà in fondo al mare per le feste, può venire a Milano. Va bene, allora per tutti gli amici lontani, a dicembre farò tanti nuovi video con i migliori consigli per stare bene prima, durante e dopo le feste e anche dei nuovi ebook su questi argomenti. Ma Squaletto come fa a leggerli sotto il mare? Tranquilla, con il suo iShark X o 10 a prova di oceano può leggere tutto. Ah, è vero. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per seguire tutte le novità del canale basta iscriversi. È facile, con un click così. E attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vederli. E ora ecco i video della settimana. Mercoledì, siccome novembre è ancora il mese dedicato all'alimentazione vegana, vi descriverò i miei trucchi per evitare i peggiori alimenti di cui di solito i vegani eccedono. Ma anche chi non è vegano dovrebbe stare attento a questi cibi, quindi non perdetevi il video. Venerdì sarò con voi con una ricetta furba e veloce. Vi farò vedere come fare uno snack dolcissimo e golosissimo scaccia zuccheri. Sabato vai con i training di Serena, lei è in super forma e noi diamoci da fare. E domenica, sempre per il ciclo di video dedicato ai vegani, i migliori cibi per evitare le temutissime carenze nutrizionali in caso di dieta vegana. E non solo. Bene, per oggi è tutto. Ora condividete questo video con i vostri amici e sui social. Diventate anche voi diffusori virali di salute naturale. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! No, al teatro. Per non...